A Videotop con grande piacere diamo il benvenuto a Gianni Morelli. Ciao Gianni. Ciao Paolo, tutto bene? Innanzitutto si crea già subito un ambiente conviviale, perché anche se non siamo Veracruz, però insomma condividiamo questo ipotetico Campari via virtuale, se non altro. Finita la registrazione ne parliamo, magari lo combiniamo, va bene? Bravissimo, è una bella idea, condivido, non sarebbe male anche a Veracruz, potendo scegliere, uno si fa un giretto, siamo in versione estiva, ci sta. Perché dico questo? Perché per chi non lo sapesse, Un Campari a Veracruz è il titolo del tuo ultimo libro, diciamo la chiusura del cerchio, nel senso che è il terzo della trilogia? Sì, nel senso che avevo pensato da tempo a una trilogia latinoamericana. L'ho cominciata con un libro su primi Novecento, protagonista un italiano che fa un lungo viaggio in America Latina. Il Campari di quel libro lì si chiama Caruso, Enrico Caruso, è fatto di dei suoi primi dischi registrati al Gran Hotel de Milan e dei fonografi, che erano i primi che c'erano. Questo signore, il nostro protagonista, carica tutto su una carovana di muli e percorre tutta l'America Latina per vendere i dischi e i fonografi ai ricchi, nobili e spagnoli, ex spagnoli, eccetera. E questo è il primo. Il secondo si chiama Rosso Havana, invece, ed è sempre un protagonista, è sempre italiano, che finge di essere, allora questo si svolge nell'ultimo mese del 57, quindi nel momento in cui ci sarà il grande cambio a Cuba, e il protagonista si spaccia per il principe di Costantinopoli. E allora c'era stata una grande diatriba di tipo anche tribunalesco tra un signore di Genova e Totò, che naturalmente alla fine Totò vinse, e Totò è stato riconosciuto erede del trono di Costantinopoli, di Bisanzio. Notare bene che 500 anni dopo non c'era più il trono di Bisanzio. Però sono stati decine di processi, decine di eccetera. Comunque, l'altro signore ha insistito, ha continuato a affermare di essere lui il vero erede, che era un figlio di armatori, questo nostro protagonista di Rosso Havana ha preso il nome di questo signore. È andato a La Habana e vendeva titoli nobiliari ai texani, che erano in quel periodo entusiasti ricchi di petrolio che avevano appena trovato, e entusiasti di comprare un titolo come darsi un tono la figlia che si doveva sposare, ecco. Grande. Questo è il secondo libro. Il terzo libro è Un Campari a Veracruz. E questo terzo ha sempre un italiano protagonista, è un sarto, no, Iari? Sì, esatto. Io vorrei chiarire una cosa, perché me la domandano, cioè vorrei, i tre libri sono assolutamente indipendenti, non c'è un... Perfetto, certo, in modo tale che se uno si è perso i primi due può tranquillamente... Non c'è problema, assolutamente non c'è problema. Il Campari a Veracruz, il protagonista è un sarto italiano, che diciamo col lago e il filo cuce insieme il porto di Veracruz di notte, con le luci dei porti, che sai, verdi, giallo, rosso, meravigliose. Un bar che si chiama Mocambo, e non è quello di Paolo Conte, Mocambo, certo, è un nome abbastanza comune, no? Si chiama Mocambo e sta a Oaxaca. Oaxaca è una città messicana sulla sierra, 2500 metri in mezzo alla sierra, nella Sierra Centrale, e una città invece del sud, dove c'è l'istmo messicano, delle pianure, che si chiama Yucatán, e che sta nelle terre zapoteche.
La particolarità, la dico perché è importante per me, di questa città, Yucatán, è che gli zapotechi sono uno dei pochissimi popoli, diciamo, precoloniali che hanno mantenuto i loro costumi. E in tutte le terre zapoteche, Yucatán, Tehuantepecli, nella zona pacifica del Messico meridionale, il rapporto sociale uomo-donna è completamente diverso rispetto a quello che c'è in tutto il resto del Messico, che come sappiamo è uno dei paesi più macisti dell'universo. E quindi invece lì il rapporto non è un matriarcato, è una forma veramente originale e straordinaria di rapporto tra uomo, donna, lavoro, e controllo dell'economia, figli, matrimoni e non matrimoni e così via, insomma. Poi questo, facciamo un'altra trasmissione e te lo racconto. questo Yani a un certo punto vede sbarcare una grossa nave nel porto, questa limousine con a bordo una donna misteriosa. Sì, lui era, c'è un hotel che si chiama Emporio, che sta proprio sul porto, da lì si vede l'ultimo dei moli. In quest'ultimo dei moli sbarca questa, viene sbarcata una limousine bianca cabriolet, e lungo la fiancata scendono da una scalinata, su una scala, diciamo, scendono alcuni personaggi. Uno di questi è una signora molto elegante, una signora che sale sulla limousine e va via. A questo punto lui è contento di aver visto una scena comunque bella. Invece, inaspettatamente, perché di solito la strada è un'altra che si fa, la limousine passa sotto l'hotel. Si avvicina lentamente, lui saluta come si saluta quando passa la regina, no? nei documentari, e lei risponde al saluto. La limousine è decapotabile, quindi si vede tutto. A un certo punto si ferma davanti all'hotel c'è molta luce perché c'è l'ingresso, il tutto quanto, e lui può vedere bene che questa è una giovane donna molto bella, ed è emozionato ovviamente da questa cosa. Riparte la limousine, si fermano pochi minuti, riparte la limousine e inaspettatamente lei si rigira, si gira, lo saluta di nuovo e sorride. Ecco, questa è la fotografia che si stampa sulla sua mente del nostro protagonista, e da lì non ne esce più, nel senso che lui folgorato, nel senso che a quel punto lui ha assolutamente necessità di sapere chi è, dov'è, dove la può trovare, come può, eccetera eccetera, tutto. E questa è la storia che segue. Per saperne di più, il Campari a Veracruz vi aspetta in edicola e nei digital store, per chiudere come promozione. E invece volevo chiederti appunto questa tua competenza, perché oltre alla scrittura di questi libri, insomma, dal punto di vista geografico hai un curriculum piuttosto nutrito e importante. Da dove parte questa passione, se così possiamo dire, per la geografia? Io ho cominciato, ho attraversato diversi mari, diciamo, della conoscenza. Ho cominciato a fare con la chimica fisica ancora nell'istituto tecnico, e poi sono passato all'università con la matematica, le lettere e alla fine la geografia, perché a quell'epoca lavoravo al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, facevo il geografo per i sismologi. Tu sai che tutti sanno che dove c'è stato un terremoto ce ne sarà un altro sicuramente, e quindi io ricostruivo la situazione geografica di un'epoca qualsiasi che mi chiedevano gli scienziati, in modo tale da sapere dove cercare i documenti del terremoto I. Per esempio, il terremoto di Corfù, documenti a Venezia, perché nel terremoto di Corfù parlo del Medioevo, e Corfù era non andare a Corfù a cercare i documenti, ci vai negli archivi veneziani, e così in generale. Quindi io ricostruivo la situazione geografica dell'epoca e loro poi andavano a cercarsi i documenti. Da lì
È venuta fuori poi l'idea delle guide club, che sono quelle che abbiamo fondato io con altri amici e che sono andate avanti per tanti anni, di cui sono molto contento, molto orgoglioso, e basta, e poi via, sempre senza fermarsi. Un mondo sicuramente molto molto affascinante, come lo sarà se avete modo di leggere appunto Un Campari a Veracruz. Noi ti facciamo, eccolo lì, un grande in bocca al lupo, e l'appuntamento naturalmente alla prossima avventura letteraria non. Grazie Gianni. Grazie molte, ci sentiamo per il Campari allora, ok? Alla grande, assolutamente sì. Buon a presto. Ciao. Ciao.